Quindi anche il comune di Vertova, protagonista di questa iniziativa, una collaborazione nata appunto dopo l'inaugurazione avvenuta di quest'aula sociale lo scorso 8 di dicembre. Ecco, come vi ha visto protagonisti? Allora, noi abbiamo avuto modo, io personalmente, insieme con l'amministrazione comunale, ho avuto modo di conoscere la signora Gabriella Bernini e il marito Giovanni Vaglietti, proprio in comune dove loro hanno chiesto un incontro per informarci che avevano aperto questa aula sociale e digitale e hanno anche detto subito di essere disponibili per una eventuale collaborazione. In prospettiva dell'estate, con la Commissione Servizi Culturali e Servizi Sociali, abbiamo programmato una serie di eventi, serate musicali, eventi a tema sociale e anche qualcosa rivolto ai più piccoli. Proprio sabato scorso c'è stato uno spettacolo per i bambini nel Parco del Convento, la biblioteca tutta estate organizza degli spazi di lettura sempre per i bambini. E io ero interessata più che altro a trovare qualcosa per le persone della terza età, più che persone grandi, anche persone sole che avevano bisogno di confrontarsi, di socializzare con altre. Però non era così facile programmare queste cose. Il 24 di giugno, in occasione della Notte Bianca, ho incontrato la signora Gabriella Bernini e ho espresso a lei queste mie idee. E nella consapevolezza che il tempo era poco per poter organizzare qualcosa di concreto e importante. E invece con loro, detto fatto, nel giro di 4-5 giorni mi hanno richiamato e mi hanno proposto questi pomeriggi insieme. Io ho appoggiato subito questo progetto, l'ho trovato interessante, sono interessanti tutti e tre gli argomenti, sia dal curiamo le piante al raccontarsi. Credo che sia molto utile anche quello, uso il mio telefonino. Un grande grazie veramente a Gabriella e Giovanni, per il loro appoggio. È un calendario, diciamo, che riguarda i pomeriggi estivi di luglio e di agosto sostanzialmente. Sono lunedì, mercoledì e venerdì. C'è questa sequenza per rendere anche più facile memorizzare. Abbiamo deciso di dare un tema ad ognuno dei giorni. Quindi il lunedì è quello che segue, quello che propone il ciclo Raccontarsi, sono quattro incontri, le nostre radici, le nostre vite cambiate, giocavamo da bambini, un sogno nel cassetto. Il mercoledì curiamo le piante in casa e in giardino. In questo senso, in questo caso, abbiamo come docente Gino Cagliari, che è un florovivaista. Per quanto riguarda invece il venerdì, che abbiamo tematizzato appunto usare meglio il telefonino è facile e sottolineo meglio, cioè ormai tutti usano il telefonino, ma magari ne usano solo la parte essenziale, cioè per telefonare, ricevere o fare telefonate. In realtà ormai sappiamo quanto col telefonino quante cose si possano fare. Vedremo come immaginare anche il proseguimento di questa formula dei pomeriggi insieme nel corso dell'autunno e dell'inverno.